Basta, direi che possiamo iniziare. Allora, la prima parte, come vedete anche nel programma, riguarda un intervento più di carattere teorico, al termine del quale faremo subito un confronto con voi, come ci avete chiesto anche molti di voi attraverso l'email, attraverso il questionario, ecco, di avere il momento di confronto diviso tra la prima e la seconda parte. Abbiamo accolto questa esigenza. Molto volentieri, quindi al termine dell'intervento di Lucia Lancerin rispondiamo subito alle eventuali domande. Ecco, quindi potete iniziare a scriverle. Al termine del suo intervento ci sarà un primo confronto. Poi abbiamo introdotto 10 minuti di pausa, anche questi richiesti a gran voce. In effetti, sì, avete ragione perché anche per noi è opportuno fermarsi 10 minuti. E poi passeremo alla seconda parte, quella diciamo delle buone pratiche oggi con Reggio Emilia e la Liguria. Quindi niente, non voglio togliere ulteriore spazio al pomeriggio, se non per dire che voglio ringraziare naturalmente le relatrici di oggi. Sono felicissima di avere questa squadra tutta al femminile e passo la parola alla nostra Lucia Lancerin, vi dico solo una parola, architetta laureata presso lo IUAV di Venezia, titolare di Laboratorio Città, svolge attività di libera professione, ha redatto più di 10 PEBA tra comuni di medie e piccole dimensioni. Dal 1996 è socia del CERPA, dal 2010 è socia dell'Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica, per la quale con INU ha curato la stesura della Carta della Partecipazione. Docente e promotore presso l'Università IUAV di Venezia del corso di perfezionamento post lauream Azione locale partecipata e sviluppo urbano sostenibile, ed è stata docente presso lo IED di Venezia del corso post lauream Universal Design, la qualità dell'accoglienza prende forma. Ecco, era il modulo Territori accessibili. Oggi ci parlerà proprio di partecipazione, confronto e partecipazione delle pubbliche amministrazioni, quindi è un territorio in ascolto. E Lucia, a te e grazie mille. Grazie, mi sentite? Grazie, buongiorno a tutti. Io vi parlo dal Veneto. Dico sempre che sono un po' invidiosa della vostra partecipazione. Ho fatto un po' di partecipazione a Ferrara, un po' a Reggio Emilia, però da voi la partecipazione è abbastanza pane quotidiano. Ecco. Da noi speriamo lo diventi, ma non è così semplice. Io mi soffermo sulla parte iniziale e anche con degli esempi molto pratici e poi invece vi parlerò anche della partecipazione di qualità, perché non è facile. La partecipazione, anche se voi la usate molto, almeno la maggior parte dei comuni dell'Emilia-Romagna la usa molto, non è da dare mai per scontata. È sicuramente fa parte della vita democratica. Abbiamo una scala della partecipazione che sicuramente voi avete già visto, quindi diciamo che la partecipazione ha a che fare con il potere decisionale e soprattutto la partecipazione che viene proposta da un ente, da un'amministrazione pubblica. C'è, ed è segnata qui, un livello che non è di partecipazione. E la decorazione e la manipolazione che voi vedete sicuramente nelle amministrazioni, purtroppo sotto le elezioni si vede molto spesso, che è quando si mettono i bambini o le persone con disabilità a presentare magari dei progetti, dei programmi e vengono usati per dire: ma noi siamo democratici e facciamo carico delle esigenze delle altre persone, però avviene solo in quel momento, mentre non c'è attenzione, ad esempio, nell'organizzazione delle assemblee pubbliche, ma poi questo lo vediamo. Mentre la manipolazione, che è ancora un livello più basso di non partecipazione,
è quando le persone dicono siamo noi che sappiamo cosa ti serve e le persone vengono usate come gruppi di pressione, proteste contro la realizzazione di alcune cose, magari anche in modo un po' inconsapevole. Noi ovviamente con la presentazione di oggi cerchiamo di andare verso una idea di dare potere ai cittadini, pur sapendo, e lo scriverò anche dopo, che comunque il potere decisionale è doverosamente in mano ai funzionari e a chi è stato eletto, perché così è corretto che sia. Quindi parliamo di partecipazione pubblica, non partecipazione generale, e abbiamo ovviamente da mettere l'attenzione su questo equilibrio tra democrazia rappresentativa, che per noi è la democrazia, la forma tradizionale, e la democrazia partecipativa, che è quella che invece fa sì che si allarghi l'arena dei decisori. E venga tenuto in debito conto le esigenze di tutti. È molto importante questa, secondo me, poi se voi avete già esperienza mi direte, ma da tanti anni che svolgo questa attività, la terziarietà della partecipazione è fondamentale. Se si fa partecipazione anche per i PEBA, è importante che questa sia specificata. Meglio se è anche pagata a parte, cioè non faccia parte dello stesso pacchetto, e che sia condotta da una persona che non sia né l'amministratore né il funzionario, proprio per il ruolo che deve avere super partes di ricongiunzione e per creare la fiducia nel rapporto tra i cittadini e gli enti, perché la posizione, purtroppo, quando c'è una degenerazione del rapporto tra cittadini e politica, c'è questa idea che il re comanda e c'è la platea delle persone che vanno a chiedere l'elemosina e oppure quelli che sono arrabbiati e che neppure vanno a parlare al decisore. Mentre la dinamica partecipativa di cui vorremmo parlare è proprio quella tra i cittadini e la politica. Partecipazione, paure e diffidenza. Non credo sia secondario mettere in evidenza le legittime paure che ci sono. Da un lato abbiamo le due facce della medaglia, la sindrome di Dad, spesso, tuttora utilizzata dai decisori eletti, quindi una volta che ho deciso, annuncio e devo difendere la posizione presa. E questo purtroppo anche su scelte veramente assurde, anche per eliminare, cosiddetto eliminare le barriere architettoniche. Ho un caso molto vicino, in cui vogliono fare un elevatore, un ascensore in una zona panoramica particolarmente pregiata e purtroppo anche se tutte le associazioni delle persone con disabilità, degli anziani hanno detto è un'opera assurda, l'amministrazione ha deciso di farla e si fa bella col PNRR usando questi soldi per fare questa opera inutile e questo viene fatto. Proprio sindrome di Dad. La sindrome di NIMBY invece mi va bene qualsiasi cosa, questa è la sindrome del cittadino, ma basta che non la fai a casa mia, non la fai davanti a casa mia. Quindi questi due, diciamo, estremi portano all'incomunicabilità e al conflitto. Dall'altra parte ci possono essere paure e diffidenze più che legittime. Di cui una professionista che si occupa di partecipazione bene, che si faccia carico di panare o di comunque prendere in carico. I politici hanno paura di perdere la loro autonomia o di diffondere troppo informazioni sensibili o potenzialmente esplosive.
D'altra parte i tecnici vedono messe in discussione le loro conoscenze specialistiche, le responsabilità del processo amministrativo che seguirà, dicendo sono io che poi devo firmare, sono io che mi devo prendere carico della scelta, e i cittadini temono di perdere tempo e di essere presi in giro. Un cittadino non viene mai a cuor leggero ad una partecipazione, deve essere altamente motivato, o è contro a quello che si è prospettato di fare, oppure se deve portare il suo contributo, deve essere altamente motivato. E la creazione del clima di fiducia tra amministrazione e cittadini è un fatto importante. Ogni volta che facciamo trasformazione urbana, rigenerazione urbana, e il PEBA è un'attività di rigenerazione urbana, costruiamo questa fiducia, questo rapporto che va curato lentamente. Io dico sempre che c'è una spirale della partecipazione, e curato poi per tutto il tempo necessario. Quindi noi preferiamo attivare percorsi di partecipazione anche per il PEBA, in cui il cittadino e il suo rappresentante democraticamente eletto sia più verso l'ascolto vero e non verso la incomunicabilità. La costruzione dell'incarico. Qui vengo un po' su una questione che ho vissuto più volte e che mi sento di dire in modo molto trasparente. È molto importante che ci sia consapevolezza sia da parte degli amministratori che da parte dei professionisti. E quando si avvia un PEBA, spesso ci sono dei dubbi sul perché questo PEBA è stato avviato. Certo c'è l'obbligo di legge dal 1986-1992 con le due leggi, però non sempre questo è motivo. Infatti, tantissimi comuni non ce l'hanno ancora il PEBA. A volte il PEBA era in programma elettorale, era stato presentato, era stato richiesto dai cittadini. A volte ci sono esigenze, questo mi è capitato spesso, un nuovo amministratore con disabilità o un dipendente o un familiare di un dipendente particolarmente importante. Oppure c'è anche questa adesso molto urgente richiesta a avere il PEBA come strumento non tanto per se stesso, ma quanto per acquisire il punteggio. Per accedere ai finanziamenti di opere pubbliche, perché questo punteggio può essere l'ago della bilancia. Quindi questo è molto importante. Capire qual è l'obiettivo e mettere trasparenza su questa cosa, secondo me, rende il percorso di partecipazione e di realizzazione del PEBA molto più efficace e completo. Perché ricordiamoci che tutto è legittimo, da dove si parte è l'occasione per costruire. Non importa che sia solo per acquisire il punteggio, magari loro non sapevano neppure cos'era il PEBA. Quindi con questa occasione imparano a capire cos'è il PEBA e un po' alla volta, magari anche coinvolgendo gli stakeholders, le persone che ne hanno direttamente bisogno, questo può diventare uno strumento molto importante. Quindi non nascondiamoci dietro un dito su queste cose, e acquisiamolo in modo tranquillo e sereno. Un'altra questione molto delicata è i tempi. A me è successo spessissimo che il finanziamento ci scade o mi serve immediatamente il PEBA, ti do un mese. Cioè vuol dire che non sai cos'è il PEBA? Non puoi farmi fare un PEBA in un mese. Sicuramente non sarà partecipato, ma sicuramente non sarà di qualità. Se è uno strumento di programmazione ci vuole il tempo adeguato, quindi chiedere di concordare un tempo congruo e da parte dell'amministrazione pensare che serva un tempo congruo è molto importante perché è più proficuo. E poi il motivo, a me è sembrato quasi banale quando l'ha detto il sindaco, ma poi vedendo tanti altri amministratori non mi sono ricreduta e ho detto: questa è veramente la considerazione più semplice e precisa che ho avuto da un amministratore per attivare, per partire a fare il PEBA. E lui ha detto: io ho promesso ai miei elettori che avrei reso il territorio del comune un po' più accessibile per rispondere alle persone con disabilità che sono mie amiche e mi hanno votato. Quindi
quindi devo per forza fare il payback prima possibile perché devo fotografare la situazione degli edifici e del territorio. Abbiamo realizzato un rilievo anche dei parchi gioco in quel comune e individuare quali sono i problemi più urgenti e quanto costa risolverli. Solo così io posso passare a programmare le realizzazioni concrete. Quindi mi sembra davvero che sia, e a lui ha anche sottolineato, e a me è piaciuto tantissimo, tanto che il primo intervento è stato mettere l'ascensore in municipio, perché mancava per raggiungere gli uffici dei piani superiori. Ha detto, ovviamente i cittadini capiscono soltanto le realizzazioni concrete, un cittadino comune non capisce cos'è pianificazione. Fa fatica a capire cosa significa pianificare, anche se sappiamo Lucia, che è molto importante. scusami, ti puoi avvicinare un attimo? Sai che ti sentiamo molto bassa. O alzare il volume o avvicinarti un po' al microfono. Ok, provo. Perché ho questo discorso delle cuffie, provo a metterle via, magari funziona meglio. Non so se sono le cuffie. Proviamo. Proviamo, Poi sì, mi dici. perché secondo noi Adesso è un come ti problema sembra? tuo. Meglio? No, Proviamo, uguale. sì. Le cuffie non funzionavano, non so perché. Va bene. Vuoi che riprova a mettere le cuffie? No, proviamo così, Lucia. Ok, mi avvicino di più. Ok. Posso anche abbassarlo un po', perché no? Così? Meglio, forse sì. Ok. E non so se parlo troppo in fretta per la trascrizione dei titoli. No, direi che va bene. Va bene, Sì. ok, grazie. Quando andiamo a vedere come usare il confronto e la partecipazione nell'analisi preliminare e definizione dell'ambito di intervento, una delle questioni che emerge molto frequentemente è: beh, noi dobbiamo mappare tutto il territorio. E tutto il territorio quanto è? Tutti gli edifici? A volte mi sono arrivati elenchi comprensivi dei magazzini comunali chiusi, degli edifici non agibili. Ecco, sì, insieme con l'amministrazione, proprio fianco a fianco, si guardano bene le mappe, si mettono i puntini degli edifici pubblici aperti al pubblico, quindi sì, sappiamo che il PEBA è uno strumento programmatorio che riguarda principalmente gli edifici pubblici, aperti al pubblico, dove il comune può intervenire, visto che con il PEBA fa un documento programmatorio, okay, anche di gestione futura. E proprio così si definiscono anche proprio gli ambiti. Poi su questo ci ritorniamo, ma ci dedichiamo un attimo a vedere come comunicare il PEBA partecipato in modo inclusivo, perché anche questo è un tema molto delicato. Se vogliamo fare partecipazione sempre, la comunicazione è molto importante e sicuramente lo sapete. Comunicare in modo inclusivo deve avere delle attenzioni in più. Quindi sicuramente non mettere l'accento sulla eliminazione delle barriere architettoniche, ma sulle persone. Io qui propongo il nome della città delle persone, ma ce ne possono essere molti altri, evidentemente. Studiare un loco e una grafica che sia accattivante, che non sia la solita carrozzina, che sia il più possibile bello anche da vedere esteticamente, come deve essere anche un progetto accessibile, secondo me. E lo scopo della comunicazione del PEBA partecipato è quello di attirare persone, quindi al centro ci deve essere la persona e non la disabilità. Bisogna avere l'attenzione che sia leggibile anche dalle persone non vedenti. Controllare che il sito del comune sia accessibile, se non lo è, fare intervenire o comunque promuovere un intervento in modo che lo sia, significa che ci devono essere meno immagini e deve essere, insomma, poi c'è tutta una procedura da conoscere per quanto riguarda i siti accessibili, forse lo sapete, e deve essere leggibile anche dalle persone ipovedenti, se è
possibile con forte contrasto e non con basso contrasto o eventualmente anche con altri sistemi. Ad esempio, io ho il QR code inserito per poterlo leggere magari con il telefonino. I luoghi degli incontri devono essere accessibili a 360 gradi. E a me sembrava quasi banale dirlo, invece ogni volta che mi trovo a preparare degli incontri di partecipazione, magari la sala è accessibile, ma non c'è un bagno accessibile nei pressi. Oppure non è accessibile il tavolo di relatori e se un cittadino vuole intervenire, vogliamo registrare l'intervento, non può salire perché c'è magari una pedana e non c'è una rampa. Ecco, questo ovviamente va tenuto in conto. Esplicitare bene gli incontri, dove vengono fatti, quando. Ovviamente questo sappiamo che all'inizio, quando c'è la presentazione, almeno a me succede sempre così, non c'è mai tantissima gente all'inizio. La partecipazione è una spirale, soprattutto dove, come in Veneto, non viene fatta tanto spesso. Poi adesso con il Covid è stata un po' più faticosa ci sono state fatte delle riunioni online. Però ad esempio le passeggiate che incontrano sempre molto risultato perché anche l'esito della passeggiata progettante è molto coinvolgente perché c'è il confronto tra le persone e queste non sono state possibili nell'ultimo periodo. Questo è il logo che è stato progettato per il comune di Trento, il PEBA di Trento. È molto bello, che è stato disegnato da Fabio Vettori, che è un amico dell'amministrazione e che è stato veramente molto gradito e anche molto utilizzato adesso dall'amministrazione che dopo aver fatto partire il PEBA con una prima parte di analisi e progettazione con due grandi quartieri, adesso sta continuando in proprio a mappare la propria città e a realizzare man mano gli interventi previsti. Il questionario è un altro strumento che viene spesso usato nella partecipazione. Dobbiamo ricordarci che il questionario non è prevalentemente interessante per il feedback che ci torna. Ma il questionario è più interessante per quello che comunica. Allora, ci può essere anche un bel feedback molto interessante, ma molto di più interessante è il feedback. Cos'è un PEBA? Perché stiamo avviando il PEBA? Qual è l'obiettivo che ci poniamo? E spiegando quali sono le strade, gli edifici che vengono analizzati, indagati. E per far emergere problemi e soluzioni non evidenti, effettivamente a volte ci sono anche dei risultati. Spesso viene proposto il questionario online, per esperienza non vengono mai al 5% dei cittadini, sarebbe già altissimo. Dipende poi da quanto è alfabetizzata dal punto di vista informatico. Però diciamo gli stakeholder, quelli che hanno qualche disabilità, non sempre sono così abili a computer, anche se dovrebbero poter essere, magari non gli arriva l'informazione, forse in presenza sono più interessati. Per il questionario a volte vengono coinvolte le scuole, è molto interessante perché questo significa anche fare opera di sensibilizzazione. E allora sì, le scuole riescono a farlo online, però attenzione che deve essere fatto un minimo di formazione, informazione agli insegnanti perché il ritorno non venga ad essere banalizzato. Ecco, a me è successo che in alcuni casi, consegnati i questionari per avere numero, il ritorno è stato un po' banale perché non erano stati preparati gli insegnanti alla distribuzione. Sempre utile che sia reso scaricabile dal sito in formato cartaceo e poi che nel comune o nella farmacia o dove ci sono dei momenti di passaggio di tanti cittadini vengano messe delle scatole che tra l'altro stanno anche ad indicare questa attività che sta svolgendo il comune. E la sua redazione deve essere stimolata e possono arrivare contributi molto interessanti e utili. Questo veramente per esperienza
mi sono stupita a volte di quanto poteva essere interessante il questionario davvero. E di solito il questionario deve essere già pronto quando si fa il primo incontro pubblico di presentazione del PEBA, cioè di come sarà svolto il percorso, come verrà realizzato il PEBA, in modo che possa essere già consegnato alle persone e magari tramite loro poi anche distribuito. A volte ci sono le associazioni che si fanno carico di distribuire ai propri soci. Ecco, questo ovviamente richiede comunque uno sforzo organizzativo degli uffici che non è secondario. Gli stakeholder possono essere comunque dei collaboratori molto importanti. Quasi sempre c'è una lettera di presentazione molto breve, con termini molto semplici e chiari, in modo che le persone capiscano di cosa stiamo parlando, e c'è sempre un minimo anche di dato identificativo. E torniamo al sito del comune, quindi questa pagina tipo, ovviamente quando c'era il Covid così frequentemente, adesso per fortuna non è più così, abbiamo dovuto scrivere così, eppure avendo già programmato tutte le attività di partecipazione, abbiamo dovuto interromperle. Ma abbiamo creato, e questo lo creiamo sempre, una mail dedicata, e di solito si chiama PEBA e il nome del comune, e anche perché questo nome, questo piano, entri come nome comune, come riferimento importante. E poi appunto il questionario scaricabile. È importante mettere sempre una scadenza in modo che quando viene svolta anche meglio che sia prima delle rilevazioni, avere sott'occhio i questionari è importante perché alcuni punti che magari possono essere sfuggiti alla rilevazione a vista o non presi in debito conto, i cittadini possono averli particolarmente segnalati. Evidentemente questo quando facciamo la partecipazione o facciamo altri tipi di incontro, questo avviene più facilmente. Stavo dicendo un'altra cosa, ma mi è scappata, vabbè, non importa, mi verrà in mente dopo. Allora, dicevamo, la partecipazione con l'ente pubblico, quindi l'abbiamo dipanata, l'ascolto del territorio tramite questionari, tramite il sito che viene aggiornato, dei materiali che vengono realizzati durante gli incontri, le presentazioni, le raccolte dei dati, e dopo sarà nel sito che verrà pubblicato il PEBA, che va poi approvato dal Consiglio Comunale e su cui possono essere fatte le osservazioni. Quindi diventa un aspetto importante. Ogni regione però ha la propria modalità. Ad esempio, nella provincia di Trento non è stato necessario passare in consiglio comunale. Non so lì in Regione Emilia-Romagna se è previsto il passaggio in consiglio comunale. E qui in Veneto sì. Quando parliamo di ascolto del territorio, quindi abbiamo organizzato degli incontri, abbiamo organizzato delle passeggiate. Ovviamente tenendo conto della scelta politica degli amministratori con cui ci siamo confrontati, in base a questo abbiamo deciso quanti incontri e passeggiate realizzare, di solito nei punti più critici, dove non c'è chiarezza di soluzioni o ci sono particolari richieste. Ad esempio, mi sono trovata in percorsi molto stretti con pericolosità di auto, poco spazio per i marciapiedi e dover scegliere di mettere un semaforo come si dice, alternato, non mi viene in mente, va bene, comunque avete capito, e c'è la redazione dell'elenco degli stakeholder che viene invitato, che deve essere molto completo e attenzione perché le persone che non vengono invitate, magari con tanto da dire e tante cose importanti da portare al PEBA,
se non vengono evitate fin dall'inizio, si offendono e poi diventano un po' una spina nel fianco, ma giustamente. Quindi attenzione, quando abbiamo redatto l'elenco, facciamolo passare nelle associazioni, controlliamolo con gli amministratori o saranno loro a realizzarlo, e teniamo sempre conto anche dei genitori dei bambini fino ai 3 anni, quindi in prossimità degli asili nido o comunque cioè, ci sono gli elenchi nell'anagrafe, le persone non udenti, le persone ipovedenti, perché spesso ci ricordiamo solo delle persone in carrozzina e le altre persone quasi non vengono tenute in conto. Le associazioni sportive legate all'attività paralimpica che adesso sono sempre più frequenti e che hanno una grande rilevanza. Quindi è assolutamente importante non dimenticare di invitare le persone. Io di solito cerco di invitare sempre anche i dirigenti scolastici o dei loro vicari, in modo che se coinvolgiamo le scuole siano comunque informate sulle attività che vengono svolte. Come abbiamo già detto, deve essere organizzato in un luogo accessibile e con orari adeguati alla comunità. Poi spesso succede che alcune persone che magari si muovono nel territorio anche frequentemente, ma magari non escono di sera o hanno difficoltà a raggiungere quel determinato luogo, ecco, in partecipazione si chiama dobbiamo fare outreach, quindi non siamo noi ad invitarli e li aspettiamo sulla porta, ma siamo noi che dobbiamo andare da loro ad intervistarli. Questo è molto importante. E questo può valere anche per persone che hanno la proprietà di alcuni spazi vicino o magari che devono essere espropriati o che hanno particolari. Ecco, questi sono gli amministratori ovviamente che si interessano a questa cosa, però anche particolari dei stakeholder in luoghi pubblici importanti potrebbero essere da intervistare. E, come viene restituito il PEBA? Ecco, questo è un esempio di, come vedete, ci sono i puntini con gli edifici che sono numerati e cosa è stato scelto? È stato scelto di analizzare, di fotografare le barriere architettoniche dei percorsi che uniscono questi edifici. I principali percorsi, non tutti, come vedete, sono solo i principali e questo ha un doppio motivo. Il doppio motivo è questo, che inizialmente, quasi sempre all'inizio, i comuni dicono, dobbiamo mappare tutto, ci tocca. E facendo un ragionamento con loro, io cerco di portarli a spiegargli che se noi mappiamo tutto, anche le strade residenziali dove non ci sono edifici pubblici, loro si troveranno un PEBA con veramente un costo esagerato che non potranno realizzare in 10 anni, come dice la normativa. Quindi, di fatto, l'accompagnamento anche della decisione di quali sono gli ambiti da analizzare è un po', fa un po' anche leva su quali sono gli edifici pubblici, quali sono i principali percorsi di collegamento. Facendo vedere a loro quali sono poi le restituzioni, riescono anche a capire bene come poi avranno la possibilità di usare questi dati e le criticità che vengono rilevate. E qui entravo un po' più su cosa significa partecipazione di qualità, però scorro un po' velocemente, ma mi sembrava importante mettere l'attenzione proprio perché abbiamo funzionari in ascolto, quando è importante la partecipazione anche dal punto di vista procedurale, relazionale e sostanziale. No, la partecipazione, se viene ben usata, diventa un supporto al decisore, perché la partecipazione mi aiuta a condividere la scelta e a far sì che la scelta sia il più vicino possibile alle esigenze reali delle persone che abitano quello spazio.
Ma il fatto che, ad esempio, se attivi una partecipazione, poi non ci sia un'attenzione alla relazione, non ci sia un reale ascolto, non ci sia, ad esempio, la sottotitolazione se ci sono delle persone non udenti o non ci siano, i posti adeguati per le persone in carrozzina, quindi non riescono ad entrare o ad avvicinarsi, e non ci sia. Attenzione a spiegare com'è la procedura. Le persone capiscono che la partecipazione non è vera e vengono solo i primi incontri, poi non vengono più. Perché se non mi spiegate come le cose che io dico poi compaiono comunque nel PEBA o nelle decisioni finali, beh, non viene spiegato perché questa scelta non è stata presa, certo, mica tutte quante le proposte devono essere scelte. Però si mettono assieme e sta proprio all'ente dire è stato scelto questo piuttosto che questo e motivare. La motivazione è quello che fa la qualità. Quindi equità e partecipazione, queste sono un po' le domande che ci fanno da guida per capire se siamo, se stiamo seguendo la rotta giusta, è importante che ci autovalutiamo facendo partecipazione. Il bilancio partecipato, so che alcuni comuni l'ha usato molto spesso e ha attivato partecipazione proprio a partire dal bilancio partecipato, perché spesso le richieste che entrano nel bilancio partecipato, magari di quartiere, riguardano proprio l'abbattimento di barriere architettoniche o diciamo, la rigenerazione di un parco giochi particolarmente degradato. E sostanziale è sicuramente, e questo sta a noi progettisti e anche a chi poi segue la partecipazione, ad essere convinti che effettivamente la differenza, cioè il risultato di un percorso partecipato all'interno di un piano dà un risultato migliore, oltre che condiviso. Ecco, questo è importante. E qui c'è una sorta di decalogo che ci aiuta appunto a capire se abbiamo ascoltato davvero, se c'è davvero cooperazione. Questo è scritto nella carta della partecipazione. Alcuni comuni della regione Emilia-Romagna hanno aderito alla carta della partecipazione, e quindi la conoscono molto bene, altri magari lo faranno. La carta della partecipazione è stata, diciamo, sviluppata tra l'Associazione Italiana per la Partecipazione Pubblica e l'Istituto Nazionale di Urbanistica, a cui poi si sono aggiunte tantissime associazioni. Adesso Cittadinanza Attiva è una delle promotrici, delle associazioni promotrici maggiori di questo strumento. La fiducia, come dicevamo, è molto importante, l'informazione trasparente. L'informazione trasparente sappiamo che non è molto consigliata, c'è cioè come la paura di mettere nero su bianco quello che è davvero, mentre sappiamo che sicuramente l'unico modo per evitare che ci siano brogli è questa trasparenza. L'inclusione, ovviamente, la dignità di ciascun partecipante significa che non ti dico ti porto su io, questo lo sappiamo, la persona deve poter salire da sola, sia su una pedana in qualità di relatore, sia per accedere agli spazi e sia se si va a fare una passeggiata, bisogna che sia previsto il percorso facilitato anche per chi sta seguendo dove si sta abbattendo le barriere architettoniche. E io credo davvero a questo che ogni spazio pubblico, in questo caso il territorio urbano e gli edifici pubblici, sono veramente delle occasioni per promuovere cittadinanza attiva. Quindi non utilizzare la partecipazione è sempre un'occasione persa e le soluzioni devono essere efficaci, quindi fare partecipazione senza arrivare ad una soluzione efficace è un'occasione persa.
La cura del dettaglio. Ecco, io qui ho avuto dibattiti anche abbastanza accesi con funzionari che non volevano arrendersi alla necessità di rilevare a volte anche buche e ostacoli, gradini, e dicendo: ma no, ma facciamo un tot al chilometro per fare presto. No, non funziona. Barriere architettoniche e progettazione accessibile e trasparente significa progettare dettagli. Anche su questi si può tante volte attivare la partecipazione. Questo era un progetto di Bologna. L'interazione costruttiva, e qui c'è un passaggio che a me piace sempre molto, è che anche l'ente che promuove il percorso di partecipazione dovrebbe interrogarsi al suo interno e promuovere il dialogo e promuovere il dialogo tra gli uffici. Io vedo sempre più spesso uffici chiusi che non si parlano, che non dialogano e che non hanno occasione, ma non per cattiveria, ma perché proprio non, perché manca l'occasione di interazione. E per questo vi ho portato poi degli esiti di cui dopo vi parlerò. L'equità, quindi cercare di attuare l'equità è molto importante, non stiamo a fare partecipazione per dare ai ricchi o per dare solo ai poveri, o per, no, noi dobbiamo cercare di essere equi, o chi ha un bisogno piuttosto che un altro, e togliere gli altri. Aperti a tutti, quindi sì, invitare gli stakeholder, ma l'incontro aperto a tutto. Se non si apre a tutto, cosa succede? Succede che dicono: ah, ma se lo sono fatto tra di loro e non hanno voglia di coinvolgere noi perché stanno facendo una cosa per conto loro. Per quello l'apertura è molto importante. L'apertura a tutti. Armonia, quindi sì, cioè il fatto che comunque al suo interno l'ente cerchi di avere anche nel processo, nei suoi contenuti, un'adeguata partecipazione positiva, proattiva, render conto, ecco, questo quando si fa partecipazione è molto molto importante. Quindi dire quali sono i risultati, li mettiamo sul sito, li scriviamo, li distribuiamo. Usare la trasparenza paga perché crea fiducia e crea anche veramente a volte io mi trovo i cittadini che dicono: ma davvero hanno preso in conto delle mie parole? Ma davvero hanno aggiunto quella soluzione? Non ci credono, sono così sfiduciati che non pensano che sia possibile. Questo è ancora il dettaglio e la valutazione della partecipazione che spesso viene fatta proprio anche tramite gli stessi delle associazioni. A volte c'è nella legge della partecipazione della Regione Emilia-Romagna c'è il gruppo di riferimento. O gruppo progetto, non so se ha cambiato nome nel frattempo perché ho seguito un progetto 5 anni fa, però di fatto questo gruppo di riferimento è composto da alcuni amministratori, da alcune associazioni, da alcuni cittadini, stakeholder, e questi aiutano a controllare che l'obiettivo iniziale prosegua e finito il PEBA consegnato non si interrompa, ma possa essere anche realizzato. Diventa come un motore che promuove anche la realizzazione del percorso, di quello che è l'esito del percorso di partecipazione. Una formazione intensiva e coinvolgente, la passeggiata è l'attività che noi proponiamo come CERPA spessissimo e che effettivamente vediamo dà molto risultato, perché chi lo fa, avendolo provato sulla propria pelle, non si dimentica più la fatica di muoversi bendato o con gli occhiali che restringe il campo visivo o con una carrozzina. E questo è davvero molto importante, sarebbe molto importante che ritornasse e fosse obbligatorio nelle scuole. Sappiamo che non è così ancora. Le nuove barriere, ecco qui introduco un argomento nuovo che è quello anche delle barriere temporanee. Quando abbiamo il mercato, ad esempio, o quando ci sono esposizioni, non so, fruttivendolo piuttosto che altro, in questo caso no, le nuove barriere, questo scivolo è stato fatto proprio
non sappiamo se è stato fatto prima lo scivolo o prima il segnale che hai messo subito dopo, però c'è proprio un errore progettuale, forse anche di iter, perché insomma uno che spende i soldi per fare uno scivolo, poi ci mette un palo subito dopo, sembra una cosa veramente folle. La partecipazione ovviamente serve anche proprio per dare poi alla fine dei risultati, e i risultati vengono messi anche per frequenza, per costo, cioè anche la restituzione del PEBA deve essere il più trasparente e leggibile possibile. E qui è quello che volevo portarvi, perché mi sembrava una sollecitazione che, anche se è datata, perché Biennale Spazio Pubblico 2013, viaggio nei comuni delle buone pratiche, abbiamo fatto due incontri molto importanti, uno a Reggio Emilia e uno sull'inclusione, uno a Venezia. In entrambi i casi sono usciti degli argomenti molto interessanti che ovviamente non sono poi stati sviluppati o che forse hanno avuto anche degli altri sviluppi, ma mi piaceva sottoporvi. Mi piace molto questa frase che è emersa, che per riuscire ad ottenere risultati, cioè una maggiore inclusione, un territorio inclusivo, bisogna far sì che la città delle persone diventi una città educante. Quindi ogni occasione sia occasione di scambio, confronto, di inclusione proprio. E quindi la necessità di avere attenzione per le città attraverso la manutenzione e la cura delle stesse, anche attraverso le relazioni tra le persone. E tanto che io qualche volta propongo anche di cambiare il nome del PEBA, e mi sembra che forse in Regione Liguria già è cambiato, forse poi l'architetto Valia Galdi mi dice, il PEBAS, che è il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e sociali. Io l'ho visto scritto e a me sembra veramente che sarebbe una bella idea cambiare il nome. Ancora interessante investire in interventi che abbiano una visione strategica della città, quindi che implichi l'aggregazione di saperi, insomma questo l'abbiamo già detto. E recuperare, queste sono occasioni per recuperare la fiducia tra amministratori e cittadini. Aprire uno sportello per l'uso temporaneo degli spazi urbani. Questo c'era a Ferrara, e forse anche a Reggio Emilia, mi sembra che era emerso proprio in occasione di questo incontro, di questo laboratorio. Cosa succedeva? Che alcuni spazi urbani venivano usati in modo temporaneo, venivano fatte proprio delle mostre in luoghi che erano in corso dei restauri molto importanti, e anche queste mostre venivano rese accessibili. Oppure a Ferrara, con l'ufficio EBA, c'era l'attenzione a segnalare quando c'era un cantiere e fare in modo che le persone non vedenti che facevano quel percorso fossero informate che per un periodo quel percorso non era accessibile. Questo è invece l'esito dell'incontro a Venezia, che era proprio sull'accessibilità. Qui viene detto che promuovere la consapevolezza che la progettazione deve essere rivolta all'individuo, all'ambiente, che i progetti devono divenire, che i progettisti, noi progettisti, siamo operatori di salute, a me è sembrato molto bello. Prevedere integrazione tra municipalità e coordinamento tra le associazioni. Riuscire a fare questo, ad esempio, noi cerchiamo, io come progettista, ma anche altri, sento che proviamo, ad esempio, con la Fish Veneto, questa è una cosa che abbiamo provato più volte, la Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap, chiediamo che venga esplicitato il nome del responsabile referente del PEBA del comune, e che non necessariamente deve essere il RUP, il responsabile unico del procedimento, ma potrebbe essere anche un'altra persona particolarmente vicina al sindaco, perché poi il riferimento alle barriere architettoniche nel comune è a 360 gradi, non è solo lavori pubblici, solo manutenzione, ma anche scuole, ma anche sport, ma anche spettacolo. Prende un po' tutte quante le categorie. Infatti,
L'ufficio EBA di Ferrara era a capo del sindaco e si premurava sempre di fare anche delle riunioni di coordinamento dei tavoli con le associazioni. E poi era interessante anche questa cosa che era emersa di formare corsi, concorsi specifici il personale tecnico che progetta e realizza anche attraverso la sperimentazione diretta, come abbiamo detto prima, di carrozzine e benda. In modo che siano più consapevoli anche i conduttori di mezzi di trasporto pubblico, perché sappiano dare indicazioni precise. Sappiamo che adesso con il Covid questo ha creato molti problemi, quindi l'accoglienza, questo l'abbiamo visto anche in un tavolo di lavoro a Sarzana, è considerata uno degli aspetti più importanti, no? Uno viene ben accolto, torna, anche se magari non è tutto perfetto. E ultima slide, comunicazione, l'abbiamo già detto, la comunicazione è il primo passo per rendere accessibile non solo la città, ma anche i monumenti, cioè mettere l'attenzione su una particolare definizione, cioè non dire questo va bene per, ma dire questo ha queste caratteristiche e io che ho una disabilità so se posso o no utilizzarlo. Instaurare un dialogo e un confronto con la sovrintendenza, non so come andate voi in Regione Emilia-Romagna, da me c'è una disperazione. Quindi ogni volta che c'è la sovrintendenza bloccato, no, non si può fare niente. Abbiamo il Museo di Bassano, dove ci sarà adesso la mostra dei Canova, una pedana di quelle retrattili che scompare dentro i gradini, ma che non funziona da 7 anni. E non riusciamo a trovare una soluzione alternativa. Siamo qua che speriamo che sia la volta buona quest'anno, ma veramente non è possibile che non si riesca ad intervenire solo perché è un bene storico. Sembra che le persone debbano fermarsi, cristallizzarsi nella storia. E poi la cosa interessante che è emersa, che ometto come ultimo, è che è emessa la richiesta di dare continuazione a questa esperienza viaggio nei comuni delle buone pratiche. Sono stati dei comuni che si sono incontrati tra di loro, come state incontrandovi voi, perché il dialogo, prima dicevo che spesso le porte degli uffici sono chiuse tra di loro, ma anche tra i comuni che hanno la stessa esperienza e stesse esigenze. Quindi magari potrebbe essere interessante avere degli strumenti per poter interagire, poter anche darsi suggerimenti reciproci. Grazie. Ecco, grazie Lucia, grazie a te, veramente molto interessante. Emerge una modalità partecipativa, no? Attenta alle esigenze che mette la persona al centro, questo, come condizio sine qua non perché sia veramente efficace, mi sembra. E allora, vediamo in chat, quindi passiamo subito alle domande e poi faremo una pausa, come dicevo. Allora, c'è un commento più che una domanda. Allora, vorrei condividere la mia esperienza come architetto di quartiere presso il comune di Reggio Emilia. Negli scorsi anni è sottolineare come il processo partecipativo sia stato uno strumento importantissimo di ascolto della cittadinanza attiva nel condividere e raccogliere progetti di rigenerazione urbana che si sono poi definiti e concretizzati attraverso la sottoscrizione di accordi di cittadinanza che hanno permesso la realizzazione di progetti sul territorio. Questo ha portato i cittadini ad instaurare un rapporto di fiducia con l'amministrazione. Quindi ritengo che la partecipazione sia uno strumento molto importante di ascolto del territorio utile per la programmazione di interventi, progetti. Poi la stessa persona sottolinea che infatti è stata aperta la Casa della Partecipazione, uno spazio di ascolto della cittadinanza. E così mi sembra sì, molto interessante, no? Non lo so cosa Ho detto vuoi che devo venire. commentare. Ecco, mi senti, sì, Lucia? Io ogni tanto ti perdo forse l'audio. Basta, non sono, a parte questo commento, non sono arrivate domande, non so se ce n'è qualcuna adesso, l'accogliamo volentieri.
Posso dire una cosa io, Certo. riguardo ai laboratori che ci sono a Reggio Emilia, che effettivamente sono uno strumento molto, molto efficace, molto utile. Gli architetti di quartiere, effettivamente, in questi anni, non so se sono partiti dalla legge regionale del 2008 o poco dopo, però riescono realmente a raccogliere un po' le esigenze dei quartieri, degli ambiti di città abbastanza circoscritti comunque, e poi vanno a costituire una mappa complessiva della città e tutte le esperienze che arrivano dai laboratori, dagli architetti di quartiere, da questi incontri sono stati poi recepiti e portati all'interno del PUG. Adesso nella lettura proprio della pianificazione strategica, già a partire dalla scala macro per poi scendere di dettaglio. Appunto, i contributi che arrivano dagli architetti di quartiere sono stati molto utili per andare a definire delle azioni concrete su alcune porzioni di città, dove necessita effettivamente magari anche di più, magari di altro, no? Ambiti di rigenerazione piuttosto che di riqualificazione. Certe criticità sono proprio emerse da questi laboratori di quartiere. Quindi sì, adesso io non parlerò di quello, perché devo parlare di Reggio Città senza barriere, ma comunque si integrano. Eh sì, è un È lavoro di squadra. importante, però è un lavoro di squadra, sempre, c'è sempre, cioè bisogna creare una sinergia, fare dialogare le persone e i servizi, perché a volte si è un po' per compartimenti stagni, un po' troppo. Sì, come diceva Lucia anche. Diceva Lucia, sì. Posso fare io una domanda, Lucia? Certo, Valia, vieni. Naturalmente li aspettiamo anche dai partecipanti. Certo, però approfittavo della pausa. Per quanto riguarda un percorso di partecipazione, lo definisci, cioè hai in mente una metodologia standard o la definisci in altro modo, varia di volta in volta? Come al di là del contratto iniziale, in cui si definisce questo tipo di contenuto, che è poi una modalità anche sia di contenuto che di procedura, in qualche modo, diciamola così, ti trovi di fronte ad utilizzare appunto metodologie diverse, modalità diverse a seconda della comunità che incontri, o utilizzi un metodo in qualche modo riconducibile e riproducibile ogni volta? Rispondo molto volentieri a questa richiesta perché purtroppo in Veneto non è riconosciuta la partecipazione e tutto ciò che viene fatto è fatto volontariamente, al di là dell'incarico, non è riconosciuto economicamente. Quindi questo è un grosso problema. Mentre in Emilia-Romagna il progetto di adesso, Eva, non so se verrà realizzato anche tramite, io spero di sì, auspico che la regione acquisisca anche. Alza un po' la voce, Luci, perché sparisci. Spero che acquisisca la metodologia della partecipazione perché è di prassi in Regione Emilia-Romagna la partecipazione. Però per ora in Veneto c'è scritto, c'è un trafiletto piccolo che dice è necessaria la partecipazione, è però opzionale, non è richiesto. Cioè nel senso sì, ci deve essere magari il questionario piuttosto che non l'incontro. Gli amministratori di solito sono disponibili se tu gli dici che vuoi farlo, ma non è proprio così obbligatorio. Ecco. Secondo me c'è un problema sostanziale, che se non lo fai rischi davvero, e io questo è il motivo per cui lo faccio assolutamente, anche se non è retribuito, il PEBA va dentro il cassetto, va dentro al cassetto dritto, cioè non viene usato, perché la partecipazione è un motore proprio per l'utilizzo. Cioè, allora, il metodo, ovviamente, allora lì andiamo a capire quante persone vogliamo coinvolgere, la mission politica dell'amministratore, che magari ho avuto in Veneto per altre cose oppure fuori, dove ho svolto altri incarichi. E la mission che viene data politica definisce quanto tempo hai per fare la partecipazione, quanto di risorse, perché non basta soltanto la tua partecipazione, ma servono materiali, spazi, tempi. E
Quindi sì, capire bene qual è l'obiettivo che ti poni facendo partecipazione in base a quella che è la richiesta dell'amministrazione e in base a quella che è, quali sono i tempi anche che tu hai per realizzarlo. Io lo consiglio vivamente perché credo che abbia un buon ritorno, fare partecipazione. Secondo me, sempre nello spazio pubblico, questo c'è. Grazie. Grazie, grazie Lucia. Allora, se non ci sono altre domande, andiamo in pausa, anticipiamo 5 minuti la pausa. Va bene. Vediamo. Mentre parlavi, ho notato delle parole chiave, mi sembravano, ecco, che almeno a me mi sono risuonate particolarmente significative. Occasione per costruire persona al centro, città delle persone, ascoltare davvero, città educante. Veramente non si può fare a meno di tutto questo, secondo me. E mi stupisce quello che dici adesso, che non viene preventivata, ecco, già. Ecco, è arrivata una domanda. Che tempo ritiene congruo per stesura FEBA? Allora, dipende dall'estensione dell'ambito in cui si va a fare la rilevazione. E diciamo che su un comune medio, non è esageratamente grande, ma forse dipende anche da, appunto, diciamo che in media io ritengo congruo, compresa la partecipazione, un anno, perché c'è anche un problema dell'inverno. D'inverno non si può rilevare. Vabbè, se hai gli edifici magari puoi entrare negli edifici, ma d'inverno, di solito quando è tanto freddo, gennaio-febbraio, rilevare all'esterno è davvero molto problematico. Come in pieno luglio-agosto ho rischiato dei colpi di sole. Sì, può Vero. essere un po' pericoloso, però questo sì, un anno, secondo me, tra la rilevazione, poi la cura dei materiali e anche la partecipazione, ma anche poi magari ovviamente ci sono i 60 giorni se si passa in consiglio comunale, quindi deve essere pubblicato sul sito e dopo 30 giorni si devono accogliere le osservazioni, però sì, no, ho visto che con questi tempi funziona. Ho visto che c'è un'altra domanda. Sì, allora un'altra domanda, ma gli stakeholders che hanno partecipato sono disposti a non veder recepiti i propri contributi? Certo, allora, di solito quando attivo la partecipazione, se sono gli stessi, perché il problema è che spesso le persone che vengono non sono le stesse negli incontri successivi, però se riesco ad avere un minimo di comunità, con loro condivido le regole della partecipazione, tra cui una delle regole evidentemente è, non è che la mia soluzione è sicuramente la migliore e la tua no, perché quando uno parte così difficilmente va d'accordo con gli altri. Sono gli altri, non è né il facilitatore né l'amministratore a zittirlo, ma sono gli altri perché se uno arriva con l'arroganza di dire solo io ho ragione, di solito non viene ascoltato dagli altri. Quello che purtroppo c'è adesso, che è al contrario, è che gli stakeholders spesso non vengono proprio perché tanto pensano che hanno già deciso tutto. Dobbiamo convincere gli stakeholders che vengono che non è vero e anzi convincerli che se ci sono quattro incontri, ogni occasione è preziosa. Non possono dire ah, ma verrò, ma magari questa volta non ho voglia, perché queste sono occasioni preziose e questo io mi trovo sempre a trovare, dopo me lo trovo alla fine, magari quando facciamo la valutazione. E che dicono, ah, ma io non sapevo che voi facevate una cosa così interessante. Sì, oppure che avreste usato. Perché per sistema io sempre, comunque raccolgo le proposte, anche scritte nei questionari, le
le raccolgo e le metto alla fine, sempre, comunque, in modo che resti a memoria nel PEVA quello che viene proposto. Sì, bene. Altra domanda. È consigliabile affidare la gestione della partecipazione ad un professionista che sarà il medesimo che svilupperà poi il PEVA? Oppure è consigliabile spacchettare gli incarichi? Io direi che potrebbe essere la soluzione adeguata sapere se c'è una preparazione su tutti e due i fronti. Se una persona si occupa di partecipazione e anche di eliminazione delle barriere architettoniche, secondo me è l'ideale che sia la stessa persona perché c'è una facilità di linguaggio. Non è che uno fa il piano di eliminazione delle barriere architettoniche e per questo non è capace di ascoltare il territorio, però lì è una questione anche di carattere, forse. Sì, l'importante è che non pensi. Se dà una soluzione diversa o propone una soluzione diversa, dica no, però la mia era giusta, come fa il cittadino che arriva, no? A volte anche il progettista fa così, dice ah, no, ma come? Io avevo proposto la cosa giusta e mi sta no, facendo un disastro sul mio PEVA. Di solito invece no, la facilità della persona che è anche esperta in partecipazione, ma anche in eliminazione delle barriere architettoniche è utile perché il linguaggio che deve essere usato, magari se è uno psicologo, ad esempio, che spesso succede che sono facilitatori, non sanno fare da traduttori tra i cittadini e gli amministratori. Ecco, questo io mi sono trovata spesso ad avere questo problema anche in percorsi di partecipazione urbanistici, diciamo, per spazi urbani in generale. Grazie Lucia, scusa, sorrido per un'altra domanda che è arrivata. È un po' polemica del nostro affezionatissimo Gaetano. Quando scoprite che la legge non è stata rispettata, se lo segnalate alla procura. La legge 13 Certo. dell'89 si riferisce. Solo per gli edifici, Gaetano. No, io non lo segnalo alla procura. Va bene. Allora, vediamo se c'è un'ultimissima domanda. Qual Bravo. Altrimenti direi che andiamo in pausa allora e la seconda parte la dedichiamo agli esempi, alle buone pratiche. E dunque, ci ritroviamo puntualissimissimi alle 15:25. Ok, Ottimo, grazie intanto, bene, grazie Lucia. grazie Veramente a voi. preziosa. A dopo.